perché sennò mi sito. Ma vai. Mamma mia che fumo! Ha fatto la grigliata stavolta. Bro, chill! La Vespa! Ma fortissimo! È vero? Devo farle tagliando pure! Comunque benvenuti in questo nuovo video ragazzi, sono strafelice, cioè sono su una Vespa e oggi è una giornata tranquilla. Adesso ci siamo fermati a far benzina, cioè lui, perché la Vespa non consuma niente. Tu mi devi ancora raccontare delle informazioni su questa famosa moto. Allora, la famosa moto non la sa nemmeno Enian. Io sto facendo un mini vlog con... Ma che figata però. Ah, sto facendo il vlog tu? Sì, eh. Sono così abituato a vederti con la GoPro in testa che ormai non... Ormai è normale. Ma perché tipo... No, non funziona. No, allora, tanto mi sono portato con me la candela nuova. Perché? Però non gliela voglio mettere ora. Voglio mettergliela all'oval. Perché c'è le braccia in carbonio. Sai che mi le ha messe? Una volta mio padre era a San Vigilio e c'era Riccolo Bisaro, ma mio padre non sapeva chi era, quindi ha detto: ah, bella moto. Si è messi a parlare. A un certo punto mio padre gli racconta di me e lui: ah, mandagli una foto a mio figlio di noi due insieme, che magari mi conosce. Urco. Sono uno youtuber. Ah, io ricevo una foto a mio padre con Riccolo Bisaro. E tipo io appena preso di Z, e sto qua mi fa: ah, te lo omologo io che sono bravo. Non morire, andiamo piano. Enian. Il bro ha creato una nuvola. Enian, ti devo dire un segreto. La moto nuova. La voglio usare per fare i trick. Sì. Cioè con quel kit. Ti diverti. Ma che cavolo è successo? Si aveva fatto il frontale col muro. Comunque crea davvero le nuvole. Hai visto l'incidente? Ha fatto il frontale col muro. Davvero? Sì. Per questo erano così. Ah. Non vedrò di arrivare all'ovale e cambiare candela. Ho la candela di un 50 su sto motore. Davvero? Occhio che rischi di crepare il pistone. Bro, il povero pistone stava per andarsene. Ha tirato fuori la paletta. Tutto originale. Ma la testa che... Vabbè, cambiata la testa. Anche l'arro. Che testa? L'arro è originale. Ah sì, infatti il carro è originale. Hanno cambiato. Ma è pure paramo. C'è i getti straspallati. No, zio, fa cagare quella moto. No, ti giuro, tipo, ora la testa. Prende giri dopo un casino perché c'è il massimo che mi ha messo di me. Trattore è mega giga. È completamente diverso da questa. Immagino. Sta registrando. Dicevo io ora che carburante. Registra. Buona. Siamo partiti bene. Thank you.
una minchia, è totalmente diversa. Cioè va un casino. È bellissima, regalamela. No, mi fa malissimo l'avambraccio, non sono abituato. Esatto, e poi devi riprendere a impennare. Esatto. Non sei più come eri prima. No, adesso la faccio solo di gas. Esatto. Figata però, ma adesso la compro anch'io. Non so se è veramente gonfissimo. Mi fa stramare, non sono più abituato ad andare in moto. È un mattoncino? Ma per le sospensioni? No, per il motore. Ah. Poi trasporta. Posto già fatto. Io grazie. Allora accenderla zio e devi spingere giù. Se fai troppo forte va e non va. Devo spingere giù. Sì, zio, devi spingere col pistone qua. È un po' magra o è fredda? È fredda più che altro. La scaldo un attimo. Sì, perché poi si imbratta un sacco. Tu ti fermi 2 secondi e poi ripeta. Ora ragazzi provo un KTM SX del 2019. Dicono che anche questa moto sia sfondata, però vediamo. Non ho mai impennato un SX. Voglio comprarvi un SX adesso. Perché il mio XC era più sui bassi, era molto più morbidoso, diciamo. Questo qui è bello, reattivo e cattivissimo. Siamo su un Duca Mario, come puoi leggere. Non andare troppo forte però.
guardate. Che stile. Oggi la faccio io l'outro del video, ecco, dell'Ale. Col Ducati abbiamo terminato oggi. Direi che si torna a casa, sono le 7 di sera. Lasciate una marea di like se volete vedere Ale che guida il Ducati. Grazie, ciao.